L'articolo 54 della Costituzione italiana dice che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti della legge. Secondo te cosa vuol dire? Cosa vuole dire? Cosa significa questo articolo 54 della Costituzione italiana? Ma giustamente tutte le cose che sono state scritte in quell'articolo sono perfette, è una cosa idilliaca leggendo l'articolo 54. Però si dà il caso che i nostri politici, no, non rispecchiano niente né di questo articolo. Mi dispiace dirlo, ma sarebbe una bellissima cosa rispettare. Per quanto mi riguarda è giusto che i cittadini siano fedeli alla Repubblica, ma prima di tutti dovrebbero esserlo quelli che rappresentano l'Italia. Chi dovrebbe far rispettare le leggi a volte non lo fa in maniera equa e la giustizia non sempre è uguale per tutti, purtroppo. Cosa ne pensi di questo articolo 54? Allora, penso che l'articolo 54 sia giusto, perché è un dovere di tutti i cittadini rispettare le leggi, perché si vivrebbe meglio nella società, sia economica sia sociale, solo che tante volte non viene rispettata e quindi la società ne risente. Cosa ne pensi dell'articolo 54 della Costituzione che recita «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Secondo me questo articolo vuole farci capire che i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica ed osservare le leggi e quindi la Costituzione, in particolar modo le persone a cui sono affidate funzioni pubbliche, che quindi devono anche fare giuramento nei casi stabiliti dalla legge e perciò dovrebbero darci il buon esempio. Buongiorno, conosce l'articolo 54 della Costituzione? No. Glielo posso leggere e chiederle che cosa ne pensa? Va bene, leggilo. Allora, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Cosa ha capito di questo articolo? Ho capito che tutti i cittadini hanno l'obbligo di rispettare le leggi, quindi la Costituzione. Alcuni cittadini con incarichi particolari a livello governativo hanno anche l'obbligo di effettuare un giuramento alla Costituzione e al governo italiano. Articolo 54 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Che cosa ne pensi? Io penso che quando si vive in una comunità è fondamentale rispettare le leggi. Un comportamento illecito da parte nostra non porterebbe nessun vantaggio, ma creerebbe solo disordine. Penso invece dei cittadini a cui sono state affidate funzioni pubbliche, che hanno invece nelle loro mani un grande potere, che dovrebbero gestire con dignità e onore, ma purtroppo la storia, ma anche i fatti attuali, spesso ci hanno dimostrato il contrario. Della Costituzione italiana. Vuol dire che noi come cittadini dovremmo osservare tutto quello che dice la Costituzione e che i politici sotto giuramento dovrebbero comportarsi in un modo più che onesto, ciò che invece sia da... Tutti i cittadini dovrebbero essere fedeli alla Costituzione, alle leggi e alla Repubblica. Per questo, secondo me, chi non le rispetta non dovrebbe essere neanche considerato un cittadino, perché un cittadino deve adempiere e eseguire tutti i suoi doveri. Infatti, i cittadini a cui sono affidati funzioni pubbliche dovrebbero dare l'esempio e dovrebbero incoraggiare i cittadini dello Stato a fare del bene. Articolo 54 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Che cosa ne pensi? Come cittadina ho il dovere di obbedire alle leggi stabilite dalla Costituzione italiana. Spesso però mi accorgo che, essendo io una persona onesta, ho poca fiducia verso coloro cui sono state affidate funzioni politiche e per le quali è stato fatto un giuramento, in più delle volte non rispettato. Penso che la definizione di governo ladro, già adottata in passato, sia più che mai azzeccata ai tempi nostri. Ciao, mi sapresti interpretare e spiegare l'articolo 54? Dunque, l'articolo 54 dice che i cittadini italiani devono essere, anzi devono rispettare le leggi e essere fedeli alla Repubblica. Poi ci sono alcuni cittadini più speciali che hanno delle funzioni pubbliche come gli uomini della politica, i militari, che devono, dunque, come possiamo dire, che devono anche prestare giuramento. Oltre che a rispettare le leggi, devono prestare giuramento. Per esempio, il Presidente del Consiglio, quando viene eletto, deve fare un giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Buongiorno, conosci l'articolo 54 della Costituzione? Buongiorno, l'articolo 54 della Costituzione non lo conosco. Glielo posso leggere e poi chiederle cosa ne pensa? Certo, va bene. Allora, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini che sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Cosa ne pensa di questo articolo? Penso che è un articolo attuale, che tutti i cittadini hanno quel dovere di essere fedeli alla Repubblica italiana e di devono osservare tutti gli articoli della Costituzione, anche se, diciamo, fra tanti articoli della Costituzione magari ce ne sarà qualcuno da modificare o da rimettere un po' in sesto, però diciamo che tutti i cittadini lo devono osservare quello che la Costituzione ha emanato. E ragione di più quei cittadini che hanno delle funzioni pubbliche sono tenuti più degli altri ad osservare e a fare dei giuramenti in base a quanto è stato stabilito dalla legge. Ok, grazie mille. Prego. L'articolo 54 dice che tutti i cittadini devono essere fedeli alla Repubblica italiana e di questa Repubblica osservarne la Costituzione e quindi le leggi. E inoltre i cittadini a cui sono affidati funzioni pubbliche, come i militari, i magistrati, i politici, hanno il dovere di rispettarle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Cosa ne pensa dell'articolo 54 della Costituzione? Allora, l'articolo 54 recita sicuramente delle belle parole. Diciamo che in un momento come questo che stiamo attraversando non è facile fidarsi delle persone che dovrebbero essere fedeli alla Repubblica e osservare quindi la Costituzione e soprattutto le leggi. Però penso che ognuno di noi dovrebbe avere comunque fiducia nello Stato e sperare che le cose vadano sempre nel verso migliore, insomma. Certo, le persone a cui sono affidate delle funzioni pubbliche, così come recita l'articolo, hanno sì il dovere di adempierle nella maniera migliore possibile, anche se non sempre questo accade. Articolo 54 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Che cosa ne pensi? Io penso che le regole vadano sempre rispettate, sia quelle piccole che quelle grandi,
e questo deve essere un impegno da rispettare ogni singolo giorno. Penso invece dei cittadini a cui sono state assegnate funzioni pubbliche che debbano dare il buon esempio e mai cadere nell'illegalità.